Ciao a tutti amici di Dramma Italia, sono Giulia di Briciole Puntini e oggi sono qui in Orama Factory, che è una Fab Lab di Milano, e insieme a Jacopo vi faremo vedere come costruire un portarivisti da tavolo a forma di elefante con la tecnica dell'incastro. Useremo del legno di abete e il Dremel Motosaw. Come prima cosa andiamo a fissare il Dremel Motosaw al tavolo. Potete usare delle pezze di cartone come protezione fra il tavolo e il morsetto per non rovinare il tavolo. Per montare la lama andiamo ad alzare il piedino e andiamo a girare questa leva, che è quella che libera gli attacchi per la lama. Dopodiché andiamo ad incastrare la lama prima nella parte sotto e poi nella parte sopra, e alla fine rigiriamo la leva per bloccarla. Ci serviranno delle tavole di abete lamellare dello spessore di circa 1 cm. Vi servirà poi la sagoma dell'elefantino, che potete scaricare dal link, che è fatta da 3 pezzi, per cui io qua l'ho già riportato su della carta da pacchi ritagliato. C'è il profilo dell'elefantino, la parte dietro e la parte davanti con le orecchie. Per prima cosa dobbiamo riportare la sagoma sulle tavole di abete. Una volta che avete riportato le sagome sulla tavola di legno, possiamo iniziare a tagliare con il motosaw. Qualche consiglio che vi posso dare per il taglio è, innanzitutto, dopo che avete fatto i disegni e quindi la tavola è ancora intera, di tagliare prima la tavola in dei pezzi più piccoli, che siano più o meno un pezzo per ciascuna figura, così diventa molto più facile da muovere e diventano più facili le figure da tagliare. E un'altra cosa è, il motosaw lavora più o meno come una macchina da cucire, quindi sentirete, per chi è abituato a cucire, che il modo di trasportare il legno è simile a quello in cui la macchina a cucire trasporta la stoffa, quindi non premete ma lasciate che sia lui a guidare, insomma, e utilizzate le mani solamente per orientare il legno in modo da non rompere le lame. Questi sono i 4 pezzi che abbiamo tagliato, quindi 2 parti uguali per le due parti frontali dell'elefante, questa è la parte dietro e questa è la parte davanti, che sono, diciamo, le 2 parti che andranno incastrate in maniera perpendicolare rispetto alle 2 parti frontali. Adesso, dopo averle tagliate, andiamo a levigare bene sia i bordi sia la superficie, o con della carta vetrata, oppure se avete un attrezzo per levigare tipo il Dremel Multimax. Dopo aver levigato tutto andiamo finalmente a montare il nostro elefantino portalibri. Quindi andiamo ad incastrare prima il dietro nelle 2 parti. Ecco fatto, sarà così, e poi la parte davanti con le orecchie. Il nostro elefantino è pronto per accogliere i libri in questo modo, oppure qualsiasi altra cosa vogliate metterci. Per esempio possiamo mettere anche nella proboscide le matite. Oltre al legno, poi con il Dremel Motosaw potete tagliare tantissime sagome e materiali, quindi per esempio sempre tagliando il legno con questo meccanismo dell'incastro potete costruire magari altri animali o altri oggetti. Per esempio qui abbiamo una seggiolina per bambini, oppure altri progetti per bambini. Qui la cosa carina è che se avete una stampante 3D oppure avete un Fab Lab che vi può supportare in questo, potete farvi stampare ad esempio questi bulloni colorati, che danno quel tocco in più anche simpatico al vostro progetto. E poi per esempio potete tagliare anche del cartone come questo e quindi fare tutta una serie di progetti non solo con il legno ma anche con del cartone stesso. Grazie a tutti e un saluto da Giulia e Jacopo. Ciao!